sbarchi, l'immigrazione, insomma tra un po' arriveranno in tanti, si pone il problema di come accoglierli in accordo con i sindaci. È un tema grosso su vari aspetti, c'è la sicurezza ma è anche una risorsa. Sicuramente c'è un aspetto di sicurezza, quello sicuramente sì, e anche di risorsa. L'importante però è capire bene le tipologie di persone da impiegare. Diventa una risorsa solamente quando fosse fatto bene. Non sarà mai una risorsa fatta in questa maniera, che ne arrivano a migliaia, non sappiamo nemmeno, basta guardare intorno cosa c'è e si capisce dove vanno. Non trovando lavoro, avendo una casa, vivono di espedienti. Adesso bisognerà accogliere in qualche modo ogni sindaco, in teoria, da Roma. In qualche parte e per forza bisogna raccoglierli, però... Cosa non fare, secondo lei? Cosa non va fatto? Non va fatto, lasciarli per la strada. Quando arrivano qua, il loro sogno è poi passare in Francia o in Germania o in Inghilterra. Ma bisogna affrontarlo assieme e globalmente, senza lasciare che l'Africa diventi una colonia russo-cinese. Non facciamo più figli. Abbiamo bisogno di gente che lavori, che paga i contributi. Quindi un rifiuto aprioristico, quasi, diciamo, non vorrei dire razziale, ma insomma aprioristico di queste persone è sbagliato. Ma sì, un po' l'immobilismo della politica, che è sempre un po' fredda, diciamo, ad affrontare questi problemi. Sarebbe utile che il governo regolarizzasse queste entrate, che vengano qua regolarizzati. Partono come partono, sì. E si spera solo che arrivino, per soprattutto per i bambini. Il nostro sistema economico è in difetto di manodopera, ancorché manodopera qualificata, quindi... Bisogna pensare anche a quello. Le donne delle mie età, le mie amiche, quelle che sento, anche loro fanno fatica ad andare fuori alla sera, non si fidano, insomma. Arrivano senza avvertire, non avvertono nessuno, li spiazzano là e noi dobbiamo mantenerli. Verranno chieste delle quote importanti di ospitalità nei singoli comuni, anche vicentini. Cosa magari fare o non fare in base anche a quello che è successo in passato? Beh, c'è un diritto dovere, l'immigrato deve venire qua, lavorare, pagare le tasse e contribuire alla nostra nazione, come fanno altri stati.